Ciao a tutti! Oggi un video sulla campitura. Che cos'è, cosa serve e quando farla? Ciao a tutti, ben ritrovati in questo mio nuovo video. Solo un secondo per ricordarvi di iscrivervi al mio canale YouTube, qui sotto trovate il pulsante per l'iscrizione e attivate anche la campanellina se volete ricevere le notifiche quando pubblico un nuovo video. Mi raccomando, iscrivetevi perché in questo canale trovate naturalmente tutti i miei consigli che escono settimanalmente e rimanete sempre aggiornati anche su tutto quello che faccio, i miei corsi, le mie opere e quant'altro. Ma veniamo all'argomento di oggi, la campitura. Iniziamo col dire che cos'è la campitura. La campitura è uno strato uniforme che viene dato al mio dipinto, sia che io possa dipingere con l'olio, sia che io dipinga naturalmente con l'acrilico. I motivi per cui darla sono veramente tanti. Possiamo darla per creare una vibrazione particolare e questo succede quando per esempio do un colore che è colore complementare a quello che poi andrò a dare nel mio dipinto. Per esempio, se voglio fare un cielo molto vibrante, non mi resta che dare una campitura uniforme sotto di un colore arancio, che è il punto di complementare del blu, e vedrete che anche se andate poi a coprire il vostro dipinto con il blu, in realtà salterà fuori prepotente un'armonia, un contrasto molto molto vibrante. Posso darla per creare armonia? Di solito per creare armonia do un colore unico, oppure addirittura posso dare un colore con una predominante calda, come può essere una terra naturale, un'ocra gialla, per scaldare poi l'intero dipinto, o posso dare un colore freddo, come può essere un azzurro, un blu, per raffreddare poi tutta l'atmosfera del mio dipinto. Sarà comunque un dipinto armonico perché darò un colore unico al mio dipinto, quindi questo creerà proprio uniformità. La campitura naturalmente veniva data molto anche nei dipinti passati e per vederlo basta che guardiate qualche opera incompiuta dei pittori antichi. La campitura veniva proprio data sempre, spesso proprio con le terre. Un altro motivo naturalmente per cui farlo è anche che poi se rimangono delle parti per caso, non riusciamo a coprire tutta la nostra tela o utilizziamo un colore molto diluito, naturalmente dando la campitura abbiamo comunque un colore di base e questo farà in modo che poi non rimanga scoperto il nostro supporto. L'altro motivo ancora è che naturalmente se abbiamo una base su cui partire siamo più tranquilli, il nostro pennello scorrerà più agevolmente sul nostro supporto, questo sia che naturalmente utilizziamo l'acrilico per dipingere e a maggior ragione se utilizziamo l'olio per dipingere. Sappiate che la campitura che andrete a dare ha veramente molta influenza sul vostro dipinto finale. Anche se poi viene coperta completamente dal nostro procedere con i nostri strati del nostro dipinto, si intravedrà comunque un'armonia o un contrasto in base a quello che poi abbiamo, del colore che poi abbiamo dato come campitura. Io consiglio sempre di darla nei miei corsi, sia quelli di pittura ad olio sia quella di pittura acrilica, io comunque consiglio sempre di dare una campitura. Quale colore dare dipende un po' da ciò che volete fare, come abbiamo visto. Io personalmente faccio così, di solito utilizzo due colori che sono dei colori medi, per esempio se ho se voglio fare un panorama in cui la parte superiore è il cielo, la parte sotto è un campo, per esempio, nella parte superiore darò come base un azzurro, quindi un colore abbastanza chiaro che poi andrò naturalmente a scurire con le mie passate, mentre nella parte inferiore vado a dare, in questo caso se è un verde chiaro, comunque di solito utilizzo dei colori chiari, e poi naturalmente vado a fare le mie passate successive. Sarà la vostra pratica a definire quale sarà la vostra campitura che vi piacerà di più, naturalmente che vi darà maggior soddisfazione.
Anche in questo, come sempre, vi consiglio di sperimentare, solo così troverete la vostra via migliore, quella che è la campitura che renderà di più sui vostri dipinti. Quindi, come sempre, non esiste una regola fissa, perché nell'arte tutto dipende dal vostro gusto personale, ma dalla vostra pratica, dalla vostra esperienza. Quindi sperimentate varie campiture in contrasto, in armonia o con colori chiari o con colori scuri. Solo così troverete quello che più si addice al vostro modo di dipingere. Ma un mio consiglio è quello comunque di farla sempre. Quindi spero di avervi chiarito che cos'è la campitura e soprattutto perché farla. Vi ricordo di lasciarmi il pollice in su se vi è piaciuto e interessato questo video. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video e naturalmente aspetto tutti i vostri commenti, perché sono curiosa di sapere perché voi date o non date la campitura. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!